Ciao a tutti ragazzi. Bene, prima di lasciarvi con il video di oggi, vorrei ritagliarmi questo piccolo spazio per invitarvi a passare al canale di Zoro 881, un ragazzo che ho conosciuto da pochi giorni, ma che già mi ha conquistato con la sua serie di con la sua Nuzzo, invece su Pokémon Dark Rising 2 randomizzata. Come vedete, l'ha cominciata da circa 3 giorni e sta andando veramente bene. Quindi vi invito a passare dal canale di questo ragazzo che troverete sempre in descrizione per un po' di tempo, quindi sempre link in descrizione. E niente ragazzi, passateci e fategli visita, mi raccomando. E buongiorno a tutti ragazzi, qui vi parla sempre il vostro Rocket per la quarta parte della Weddock randomizzata Pokémon Bianco. Bene, dopo una pausa di 3 giorni, allora anche per il fine settimana, direi che possiamo continuare. Io nel frattempo ho allenato un po' la squadra, cioè ho cercato di portare anzi Nessie fino all'11, dato che ha solo Splash. Poi vabbè, Giel al 13 e Casper, il nostro fantasma, al 14. Bene, io direi di entrare prepotentemente a Levantopoli. Ok, allora Levantopoli, prima ci aspetta una visitina alla scuola per allenatori, dove c'è una persona che ci aspetta, che noi tutti conosciamo molto molto bene, eccolo qua. Che sta guardando la lavagna in punizione. Ok. Dai, dai, lottiamo che ti voglio veramente battere. Dai, 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 ok. Parte la sfida con Comor. Allora, Comor, se non mi sbaglio, va sempre due Pokémon. Sicuramente partirà col suo starter, se non mi sbaglio. Sì, Rock'n'Roll. Io perché poi ho tenuto davanti Feebas, sono un genio. Ok. Va bene, sì, comunque l'ho allenata fino all'11. Se non mi sbaglio fa qualche livello di imparazione, ma meno male perché almeno può avere un'utilità, perché adesso è palesemente inutile direi. Ok, Giella, tocca a te. Molto bene, dai Giella, non mi scliccato, cominciamo bene la settimana. Subito con un bel doccia scudo inutile. Ok, dai, attacchiamo decentemente, peccato che aveva vigore, come tutti i Rock'n'Roll che si rispettino. Ok, molto bene. Dai, ora ti facciamo fuori perché non c'è più vigore con cui proteggerti. Ok, anche Nessie c'è un pochino di punti esperienza. Gotita, come secondo e ultimo Pokémon di Comar, che verrà battuto. Piccolo spoiler, verrà battuto Comar. Solletico, vabbè, quindi mi diminuisce attacco e difesa. Poco ci importa, tanto noi siamo speciali. Però come cavolo ha fatto a missare pistola, me lo devi spiegare. Me lo devi spiegare come hai fatto. Ok, ma intanto qua ragazzi fa un caldo che, mamma mia, cioè mi sto veramente sciogliendo, ancora di più della settimana scorsa che già faceva caldo. Sono chiuso in camera, ho spento il ventilatore perché se accendo il ventilatore si sentirebbe il rumore sottofondo nel microfono. E quindi sono in camera, chiuso, senza ventilatore e quindi ragazzi, sinceramente non vedo l'ora di registrare questa parte per riaccendere il ventilatore perché veramente mi sto sciogliendo, dopo solo 2 minuti sono già tutto sudato. Ok, allora intanto io direi di vedere se abbiamo qualche pozione. La pozione, ecco, noi non abbiamo manco una. Come pretendiamo di battere allenatori senza una pozione, una Wedrock? Non lo so proprio. Ok, allora andiamo al cantiere dei sogni, area di svago per i giovani allenatori, ovvio. Ok, allora adesso ci facciamo furbi, mi faccio furbi e metto davanti Girella. Almeno non dobbiamo switchare ogni 2 secondi. Bene. Andiamo con la prima pupa del cantiere. Molto bene, vediamo un po' che tipo di Pokémon gli ha dato il randomizer. Tipo volante, quindi questa qua sarà specializzata nei Pokémon tipo volante. Infatti vi ricordo che ad ogni allenatore è stato affidato un tipo random. Quindi questa c'ha il tipo volante. Ok, buon danno direi. Dato che facciamo più di metà vita, quindi con due pistolacqua siamo belle che a posto. Wullaby, molto bello Wullaby. Allora, che se non mi sbaglio, non voglio dire una cavolata, mi pare sia esclusiva di Pokémon Bianco. Sì, dovrebbe essere esclusiva di Pokémon Bianco, Wullaby. Ok, allora andiamo con la bolla. Easy, easy. Ok, bolla, ciao ciao. Bene, 106 punti esperienza, dobbiamo avere Giela comunque abbastanza forte, tenerla abbastanza su di livello per evitare che sia troppo debole contro la palestra, no? Perché noi vogliamo battere la palestra, vero ragazzi? Che lo vogliamo. Sì, che lo vogliamo. Ok, allora Udrapion. Allora, questa qua c'aveva tipo c'aveva i Pokémon tipo buio, immagino, veleno. Adesso lo scopriamo dal prossimo Pokémon. C'è un bel Drapion che non ci avvelenava. Ok,
Dovevo stare zitto perché io me le tiro queste cose qua. Ok. Allora, dai. Pistola acqua, KO Drapion. Vabbè, un po' di punti esperienza non fanno mai male. Doppia sberla. Vabbè, dai, al posto di doccio scudo, visto che doccio scudo c'era veramente un'importanza assurda. Scraggy. Ah, quindi è tipo buio questo qua. Specializzato in Pokémon tipo buio. Allora, andiamo con una bella pozione. Dai, ok. Turbo. No. Tu non hai capito niente. Tu non hai capito niente. Non cominciare con Turbo Sabbia, per favore. Ecco, appunto. Ti prego, non cominciare. Ma non cominciare con Turbo Sabbia. Per cortesia. Fa caldo, per favore. No, non metterci anche tu, Gennaro Bullo. Lo so che sei Gennaro Bullo, ti ho visto, ma però non ho detto niente, ma ti ho visto che sei Gennaro Bullo, tu. Oh, pistola acqua, buono. No, Gennaro Bullo. Sei un cittone maledetto, cioè, dai. Oh, grande. Ok, sì, ma questo qua. Ma quanto è stronzo questo, dai. No. Oh mio Dio. L'ho visto KO, Girella. Anzi, l'ho visto KO. No, basta, ti prego, basta. Basta. Ma perché? Adesso non attaccheremo più. Non attacchiamo più adesso, ragazzi. Cioè, io odio quando succedono queste cose. E c'è pure caldo. Cioè, è un mix letale questo per me. Dai, non ci voglio credere. Attacca. Me la devo rischiare, no, perché ho fatto fulmi sguardo. Ok, dai, andiamo a 34 PS. Ahia, fulmi sguardo, ragazzi. Sto sudando freddo, veramente. Dai, pistola acqua. Ahia. Ma perché? Attacca. Madonna, se lo odio, ragazzi. Lo odio. Lo odio ufficialmente. Non posso fare altro che usare pozioni. Dai, non ci credo. È uno scaglio al 7. Allora, è la tutti a possibilità. Devi attaccare. Attacca. Oh, ragazzi. Che brividi però, eh. Gennaro Bullo usa Scrafty. Mandiamo Nessie. Nessie, devi resistere. Il tuo compito è Scrafty. Dai, sei all'11. Io non ho più pozione. Ah no. C'ho soltanto una. Le baccarane. Turbo sabbia, vabbè. Lasciamo che la usi su Nessie, che tanto se non usa Splash poco ci importa, sinceramente. Anzi, meglio che non lo usi Splash alla fine. Allora, ancora. Bacca arancia. Colpo basso. Grande! Grandissimo incassatore. Sei una bestia, Nessie. Turbo. Ma usa Turbo Sabbia, ma sfogati pure. Sciocco. Ok, dai. Ora tocca a te, Girella. Dai, spacca di. No, ok, usa finta. Ragazzi, vi ricordo che ho finito le pozioni. Pistola acqua. Aia, no. Allora. Tu non hai capito niente. Crit, voglio il crit. Ok, ancora un colpo. Dai, ancora un colpo. Ti prego, buttalo giù. Grandissima Girella. Mamma mia, ragazzi, ma quanto abbiamo sofferto. Quanto ho sudato io in questa lotta. Bene, questo qua ci dà pansia, ragazzi. Quindi, per essere la compagna del nostro Casper, deve essere una femmina, perché il nostro Casper è un maschio. Quindi, vediamo se... È una femmina, ragazzi, quindi eccolo qua. La compagna di Casper, che io chiamerò... Lo so, è un nome maschile. La chiamerò Rafiki, come la scimmia che è Cenere Leone. Ok, Rafiki. Lo so, sarà un nome maschile, ma vabbè. Rafiki, compagna di Casper. Quindi un fantasma e una scimmia, proprio una coppia molto, molto assortita, mi dicono. Veramente, stanno proprio bene insieme. Ok, una scimmia e un fantasma, ovvio. Ok, ma allora, dopo aver sudato freddo, direi, nel cantiere dei sogni, finalmente possiamo andare nella palestra e ottenere la medaglia Tris, finalmente. Allora, quindi io direi di comprarci altre pozioni, visto che... Ci hanno fatto veramente il culo di fuori. Vediamo quante ne possiamo comprare. Io ne comprerei ben 6, ragazzi. Ma ne comprerei proprio 6. Perché adesso c'è una palestra. Allora, Spighetto. Il peggior accompagnatore di Ash nell'anime. Veramente, Spighetto è peggio anche di Lem. Ok. Questo è... Guido la guida! Grande Guido la guida con l'acqua fresca. Sempre molto utile, Guido. Ok.
Qua mettiamo tipo acqua. Allora, intanto sistemiamo un po' il tutto. Come vedete, raffica al 10, mi pare che brucia tutto, ce l'ha già. Vediamo la natura per la difesa, di più difesa meno velocità. Boh, sono sempre una natura un po' crashano il tempo che trovano, queste che mi sono capitate per adesso, Allora, sì, vabbè, dai, allora io ragazzi andrei avanti, per questo, almeno per questo palestra andrei avanti con Girella, per evitare di perdere tanti Pokémon. E poi nella prossima parte ci concentreremo sulla coppia formata da Casper e da Rafiki. Ecco, appunto, come vedete ho fatto bene, Golurk. Pokémon tipo spettro, spettro roccia o spettro terra? No, mi pare spettro... Cavolo, ragazzi, mi è venuto un vuoto di memoria. Spettro roccia o spettro terra, Golurk? Andrò a controllare dopo che ho finito la parte, perché veramente non me lo ricordo, ma veramente, ragazzi. Ok, 415, yeah. Grande Golurk che ci dà un bel po' di esperienza. Bene, qui andiamo col tipo erba, che ovviamente batte il tipo acqua, i grandi quiz della palestra. Ok, ovviamente per testare gli allenatori ci vogliono dei quiz con delle grandi domande. E come... E ovviamente grandi domande sono i tipi, le combinazioni tra i tipi. Cosa che ormai non sappiamo, ormai non abbiamo ancora imparato. Ok, Drifting che potenzialmente potrebbe essere ostico, raffica. Vediamo, no, vabbè. Abbiamo anche crittato, bisogna dire questo, Ecco, Allora, forse non ci siamo capiti, Drifting. Tu adesso vai KO. Ah, no, minimizzato. No, ti prego, non farmi questo, Girella. No. Limitazione, vabbè, se usi limitazione. Ok, KO, molto molto bene, sono molto contento. Allora, Froslass, ragazzi, non è molto buono, Dai, vediamo quanto li toglie. Buono crit! Grandissima! E vai così! Sgomento, quanto toglie? 9 PS, attacca. Yes, ragazzi, siamo pronti per la palestra. Siamo anche a 17. Ok, quindi ragazzi userò la buona Poliwag perché vabbè, perché non, come ho detto, non voglio perdere Pokémon. Se uso Duskull e Rafiki non è ancora in forma, metti che mi capita un tipo svantaggiato contro Rafiki e sono fregato. Ok, tipo fuoco e andiamo finalmente con la sfida in palestra. Ti ho venuto alla palestra di Levantopoli. Oh mio Dio, ma siete tre! Ma chi l'aveva mai detto? Kiko Maisella, eccoli qua. Dovremmo affrontare Spighetto. Eccolo qua, Spighetto, maestro di tipo erba. Eccolo qua. Parte la sfida con Spighetto, boss di Levantopoli. Bene, vediamo cosa sai fare, buon Maisello. Beh, sì, buon Maisello, ovvio. Buon Spighetto. Oh mio Dio, Moltres. Quindi ho fatto bene a usare Poliwag, ragazzi. Ho fatto molto bene. Ho fatto molto molto bene, ragazzi, perché Moltres. Allora, doppia sì, andiamo con pistola acqua che usa turbo fuoco, vabbè. È intrappato nella mossa di turbo fuoco. Dai, attacco d'ala, potrebbe essere pericoloso. Potrebbe essere molto pericoloso, ti prego, buttalo. No, Ubacer, che culo. Allora, lui sicuramente userà la pozione. E appunto, e noi cerchiamo di mandarlo KO grande. Dai che sei più veloce. Ok, mamma mia. Ok, tanti punti esperienza, ragazzi, perché è un leggendario, quindi tanti punti esperienza. Pioggia danza, buonissimo, ragazzi. Molto buono, al posto di bolla. Potrebbe essere molto utile, signori, pioggia danza. Darumaka, quindi come vi ho detto, il capo palestra è specializzato nel tipo fuoco. Ok, continuiamo con Poliwag. Molto bene, allora. Andiamo con l'acqua fresca, ragazzi. Andiamo con l'acqua fresca. Dai che ce l'abbiamo in pugno. Allora, lui usa rogo denti. Noi, visto che è tipo fuoco, andiamo con pioggia danza. Almeno le mosse tipo fuoco sono pure indebolite. E invece quelle tipo acqua sono potenziate. Vai, Girella. Cosa usa? Cresce l'ira, vabbè, dai, pace. Ok, pioggia danza, ragazzi. Pistola acqua, abbiamo vinto la prima medaglia nostra. Grandissima Girella. Bene, la medaglia triste nostra. Ok, quindi Spighetto dovrebbe essere specializzato nel tipo erba, mentre aveva il Pokémon tipo fuoco. Molto bene. Ok, Quadileone. Dacci la MT e ce l'andiamo. Quindi ragazzi,
Io non esco nemmeno perché fuori c'è una persona che ci deve parlare. Vi saluto qui. Vi invito a lasciare un bel mi piace per la parte, iscrivervi al canale, commentare sulle tue cose da farmi notare. E noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Bye bye!